Buongiorno, buon caffè. Cosa sei disposto a perdere? Lo cantava Jovanotti, ve lo ricordate? E allora ribadisco, che cosa sei disposto a fare per ciò in cui credi veramente? Nel secondo libro di Samuele si legge di Davide, del re Davide, che porta, anticipa, conduce l'arca dell'alleanza a Gerusalemme e nel farlo si spoglia delle vesti regali, resta vestito solo di un efod di lino, che tra l'altro è un simbolo sacerdotale, ma questo non conta, e danza freneticamente davanti all'arca. Questa storia della danza, se vi ricordate, è stata citata in un libro famoso, in un film famoso, chiedo scusa. Poi vediamo chi si ricorda questo film in cui si voleva negare la danza ai giovani e colui che lo sostiene, sostiene invece la bellezza della danza, cita proprio Davide, eh? Ma qui non vogliamo tornare né sul cinema né tantomeno nel tema religioso, perché torna la domanda di Jovanotti. Che cosa sei disposto a perdere? Che cosa sei disposto a fare? Fino a che punto sei disposto a umiliarti? A fare quello che va fatto? A perdere magari anche la faccia in prima battuta per ciò in cui credi veramente, per ciò che per te è quel valore così significativo e importante che saresti disposto, punto di domanda, a dare tutto. O ancora possiamo rovesciare la domanda: qual è quella cosa, quel valore, quella credenza, quella fede, quella persona per la quale sei disposto a fare questo, a cedere tutto, a sputtanarti anche in pubblico magari, a dare via, a perdere. Chi è? Che cos'è? Qual è? Perché questo è un punto chiave della nostra vita. Questo è un punto essenziale che ci aiuta a gettare luce su noi stessi. Buongiorno e buon caffè.